questa prima puntata abbiamo affittato due monopattini per andare da Piazza del Popolo a Piazza di Spagna. Abbiamo scelto il centro storico perché crediamo sia uno dei posti migliori per muoversi con questo mezzo. Per il primo viaggio ce la prenderemo con calma, simulando un turista che si muove meravigliato per il centro della capitale. Per il secondo viaggio invece abbiamo immaginato un utente che debba spostarsi dal punto A al punto B nel minor tempo possibile. Il primo problema si pone alla partenza. Sui monopattini infatti non ci sono i caschi, nonostante il loro uso sia obbligatorio per i minori di 14 anni. Anche da un punto di vista igienico si sente subito la necessità di un paio di guanti che però avremmo dovuto portarci da casa. Appena partiti abbiamo la dimostrazione plastica che i sanpietrini non sono la migliore pavimentazione su cui viaggiare nonostante il monopattino sia ammortizzato. La velocità di punta è di 25 km orari che possono sembrare pochi, ma in realtà sono più che sufficienti soprattutto nelle aree pedonali. Una volta arrivati a destinazione parcheggiamo i monopattini e controlliamo quanto abbiamo speso. L'ipotetico turista, che si è fermato a fare foto lungo il tragitto, ha impiegato 8 minuti per percorrere 1,9 km e ha speso 3 euro. Mentre nel secondo noleggio abbiamo impiegato 5 minuti e 58 per percorrere 773 metri e abbiamo speso 2,50 euro. Andare a piedi sarebbe stata l'altra alternativa, lo abbiamo fatto per capire le tempistiche. Ci abbiamo messo 7 minuti e 46 e ovviamente non abbiamo speso nulla.